Gianluca Pastori, analista dell'ISPI. Buon pomeriggio e grazie mille per essere con noi. Buongiorno. Senta, le volevo chiedere innanzitutto un parere sul summit della NATO che si è svolto, tutto ciò che è uscito dopo il summit. Poi c'è stato il G7, poi c'è stato il Consiglio europeo. Non sono state prese delle decisioni al Consiglio europeo, per il momento è un netto, molto secco no per quanto concerne la cosiddetta no fly zone, e nel frattempo però credo che questo accordo sul gas è una prova da parte di Biden e dell'amministrazione Biden di dimostrare il proprio sostegno nei confronti dell'Europa. Assolutamente. Allora, sulla no-fly zone direi niente di nuovo sul fronte occidentale. La NATO la no-fly zone non la vuole, perché la NATO è assolutamente consapevole che una no-fly zone è a estremo rischio di incidenti. E un incidente con le forze aeree russe potrebbe avere delle conseguenze che nessuno vuole veramente affrontare, e che insomma, per fortuna, nessuno vuole veramente affrontare. Quindi da questo punto di vista era forse inutile aspettarsi qualche cambiamento. La NATO è rimasta aderente alla linea che ha adottato fin dall'inizio della guerra: aiutare l'Ucraina, mandare armi all'Ucraina, mandare aiuti non letali, ma nessun coinvolgimento sul terreno, per nessuna ragione. La questione dell'incontro invece di Biden con i vertici europei, la questione delle forniture energetiche, sicuramente un segno, diciamo così, di solidarietà, una mossa simbolicamente molto importante. Gli Stati Uniti sono convinti che toccare la Russia sulla vendita di gas sia un modo per convincerla veramente a capitolare. L'Europa non può permettersi una politica restrittiva sull'import energetico dalla Russia. Biden ha cercato in qualche modo di venire incontro alle necessità dell'Europa. D'altro canto, non credo che questa promessa possa cambiare veramente le cose. Al di là dei volumi di cui stiamo parlando, al di là della lunghezza dell'impegno che Biden sembra intenzionato ad assumere, ci sono dei problemi tecnici per switchare così da un giorno all'altro dal gas russo all'LNG americano. C'è un problema di rigassificatori, c'è un problema di stoccaggi, c'è un problema di redistribuzione del gas che dovrebbe arrivare dagli Stati Uniti. Tutte cose che si possono fare, per carità, ma che non si possono fare da un giorno all'altro. Ecco, le volevo chiedere un'altra questione, poi sono perfettamente d'accordo con lei che forse, diciamo, è una mossa un po' più simbolica, ma del resto lo hanno detto anche tantissimi analisti, in particolar modo focalizzati sul comparto energetico. C'era un editoriale sulla Repubblica che diceva: Putin ha perso la guerra lampo. Questo effettivamente sono le parole di Zelensky, per la precisione, il presidente ucraino, ma il tempo è contro l'Ucraina. Lei è d'accordo con questa dichiarazione? Soprattutto abbiamo visto notizie che l'Ucraina sta riguadagnando, diciamo, un po' di territorio, specie vicino a Kiev, però... E mi sembra anche abbastanza ovvio che questa è la situazione che oggi entra nel secondo mese di invasione da parte della Russia, non può continuare magari fino all'infinito. Sì, allora qui abbiamo due ordini di problemi. Nel momento in cui la guerra si incancrenisce, nel momento in cui la guerra diventa una guerra di usura, di disponibilità di risorse, chiaramente la Russia è avvantaggiata, la Russia ha più uomini, più mezzi, più risorse da buttare nella guerra. Quindi questo potrebbe essere un pro. D'altro canto, la Russia è entrata in campagna un mese fa con la convinzione di una vittoria facile, e questa vittoria facile non c'è stata. Quindi più la guerra dura, vedendo la questione dalla prospettiva opposta, più la Russia perde in credibilità, mette in discussione il proprio ruolo di grande potenza, diciamo, proprio il ruolo che aveva voluto affermare con l'intervento militare. È significativo, come abbiamo sentito prima, che le ambizioni russe siano tornate a concentrarsi
soltanto sul Donbass. Fino a pochi giorni fa abbiamo visto una campagna apparentemente molto più ambiziosa, che mirava ad aprire diversi fronti in Ucraina e forse anche, chi lo sa, ad allargarsi ad altri paesi. Questo ritornare sul Donbass sembra un pochettino un ripiegamento. No, assolutamente, sembrerebbe che questo focus sia tornato, diciamo, ai passi iniziali. E dall'altro canto le volevo chiedere se magari l'Occidente sta sicuramente dando una mano all'Ucraina, che però ha un costo perché queste sanzioni ovviamente hanno un costo economico sull'Europa, hanno un costo inflazionistico economico anche sugli Stati Uniti. Quindi le volevo chiedere, potrebbe essere che l'Occidente chiederà all'Ucraina ad un certo punto di scendere a compromessi e fare un accordo, perché non è che si può continuare, come detto, nel medio-lungo termine con questa situazione. Intendo dire che ovviamente il no-fly zone mi sembra che sia proprio esclusa, e poi anche gli aerei credo che sono stati rifiutati, che è un mezzo, uno strumento di cui effettivamente gli ucraini hanno bisogno. Allora, l'Occidente preme sicuramente per una soluzione diplomatica della crisi, e poi in realtà tutte le guerre si concludono in ultima analisi perché le parti raggiungono una composizione diplomatica. È chiaro che l'Occidente ha tutto l'interesse ad avere una guerra, a mantenere la guerra il più corta possibile, il più breve possibile. E da un certo punto di vista forse si potrebbe anche spiegare perché le forniture di materiale bellico, diciamo, non superano una certa soglia di incisività. Perché non vengono dati aerei, perché non vengono dati carri armati? Beh, in primo luogo perché sono assetti costosi e i paesi occidentali non se ne vogliono privare. In secondo luogo perché aumentare eccessivamente le capacità militari dell'Ucraina potrebbe forse contribuire a prolungare la guerra più che ad abbreviarla. È un bluff, diciamo, la minaccia nucleare da parte di Putin, perché secondo l'interpretazione di alcune persone si dice, tra virgolette, che questa è la faccia o il comportamento della disperazione. Secondo altre persone con cui abbiamo avuto modo di confrontarsi, è che Putin effettivamente era preparato per tutto ciò e nel senso che si aspettava questa risposta dall'Occidente e non è in una posizione di debolezza. Qual è la sua interpretazione? Le armi nucleari sono armi fatte strutturalmente per non essere usate, soprattutto se parliamo di armi nucleari strategiche. Da qualche parte si è evidenziata la possibilità dell'uso da parte della Russia di armi nucleari tattiche, cioè di armi nucleari da usare sul campo di battaglia, da usare contro le forze nemiche. Però non mi sembra che lo scenario ucraino sia uno scenario paragonabile a quello per combattere il quale queste armi erano state concepite. Le armi nucleari tattiche sono pensate per interdire aree, cioè per impedire al nemico di occupare determinate aree o di passare attraverso determinate aree. Possono essere utilizzate in funzione contro forze, contro grossi raggruppamenti di forze. Ecco, mi sembra che in questo caso A, non ci siano da una parte i grossi raggruppamenti di forze ucraine che giustificherebbero l'uso di un nucleare tattico, né la Russia ha bisogno o voglia di interdire l'uso di determinate aree. Semmai la Russia certe aree le vuole occupare e non ha la minima intenzione di occupare un'area nuclearizzata. Come vede, diciamo, ovviamente noi qua non stiamo speculando, per carità, ma lei come vede la fine di questo conflitto, e soprattutto si immagina un ritorno alla normalità in termini di relazioni tra, non lo so, l'Europa e la Russia, gli Stati Uniti e la Russia, visto che la Russia è stata esclusa quasi dappertutto, cioè dico quasi perché è rimasta la presenza in alcune organizzazioni, anche un po' grazie alla Cina. Però altrimenti diciamo si trova in uno stato di assoluto isolamento.
Allora, qui entriamo un po' nel campo della sfera di cristallo, quindi proviamo a giocare un pochettino con questa sfera. Se io fossi le parti in causa, proverei a intavolare trattative in termini di ritiro delle truppe russe chiaramente dal territorio ucraino, accettazione da parte di Kiev dello status quo della Crimea, quindi di una Crimea annessa alla Russia. Sulla regione del Donbass, diciamo una concessione di ampia autonomia pur nella difesa della sovranità ucraina. Quindi Donbass rimane all'Ucraina con una serie di forti garanzie a tutela della componente russofona della popolazione. Queste in linea di massima sarebbero le linee intorno a cui io cercherei di strutturare un eventuale accordo di pace. Quanto questa pace potrà riportare la normalità nei rapporti con la Russia? Allora, la politica internazionale e l'economia internazionale sono cose molto pragmatiche, quindi tendono a riassorbire gli shock, tutti gli shock. Ci vorrà molto tempo, ci vorrà molto tempo, perché la Russia ha rotto le regole del gioco, diciamo così, di un gioco internazionale che prevedeva la guerra come una possibile minaccia, ma non come qualcosa da fare veramente. Le sciabole andavano agitate, ma non andavano mai veramente sfoderate. Ecco, Putin ha rotto questa regola, quindi appunto ci vorrà del tempo a far ritornare la fiducia. D'altro canto, l'integrazione, soprattutto fra l'Europa e la Russia, è molto forte ed è una cosa su cui non si può facilmente passare sopra. Ecco, per quanto concerne invece gli Stati Uniti e l'Europa, questa ultimissima domanda naturalmente mi stavo chiedendo perché ovviamente quando c'era Trump lui non credeva nella NATO, non credeva a questa organizzazione, diceva che non ha alcuna funzione, che gli Stati Uniti stanno pagando troppo per esempio rispetto ad altri paesi e voleva addirittura ritirarsi, anzi era questa più o meno la strada del ritiro della NATO effettivamente. Con Biden le cose sono cambiate. Ecco, lei ha qualche preoccupazione, qualche paura, siccome lei stava parlando di lungo termine, no? Stiamo parlando delle reazioni Stati Uniti, Russia, Europa, Russia, nel lungo termine dopo questa ferita che dovrà, come dire, guarire per tanto tempo. Se dovesse esserci cambio di amministrazione, un possibile ritorno di Trump, come vede queste relazioni? Ah beh, qui allora ritorniamo con la sfera di cristallo, ma questa volta ancora più grossa. Però mi Allora, sembra, mi corregga se sbaglio, che per il momento però i repubblicani non hanno un altro candidato oltre Trump. Poi mi corregga lei se sto. ecco, il problema grosso è questo. Il futuro degli Stati Uniti è un futuro molto incerto dal punto di vista della politica, dal punto di vista soprattutto del voto presidenziale. I repubblicani in questo momento non hanno un vero candidato da giocare, tolto Trump. Trump che però, come nel 2016, non è amato da una parte del partito. Io credo che da questo punto di vista avremo forse un pochettino di chiarezza soltanto dopo il voto di midterm di novembre. Però, diciamo, mettendo da parte questa premessa, dal punto di vista della politica di Biden, del ricucire i rapporti con l'Europa, diciamo che questa guerra è stata un pochettino una benedizione. Questa guerra è servita, almeno agli occhi dell'amministrazione americana, a rilanciare il rapporto con l'Europa, a rilanciare la centralità della NATO. È servita all'Europa a chiedere agli Stati Uniti di essere un po' più presenti, di abbandonare quella politica di sganciamento dall'Europa che, vabbè, con Trump era stata evidente, ma che aveva segnato anche gli anni dell'amministrazione Obama, ma anche prima di lui gli anni di George W. Bush. Quindi sembra in qualche modo che tutto sia tornato alle buone vecchie regole della guerra fredda con gli Stati Uniti.
solidamente presenti in Europa e gli europei pronti ad avvalersi dell'aiuto statunitense. È difficile dire però quanto questo scenario può durare. Siamo in una situazione che tutti quanti considerano di emergenza. Non dimentichiamo che a poche settimane prima, insomma, che la crisi ucraina cominciasse a bollire a novembre praticamente dello scorso anno, poche settimane prima c'era stato il ritiro dall'Afghanistan, c'era stata la firma dell'accordo fra Stati Uniti, Australia e Regno Unito per la sicurezza del Pacifico, e i rapporti fra Stati Uniti ed Europa sembravano essere arrivati a un nuovo punto di minimo. Quindi, ecco, ci sono queste due dimensioni che giocano. Ultimissima domanda, promesso che questa è l'ultima domanda, però non posso non chiederle che cosa ne pensa della comunicazione di Zelensky. Poi sono uscite anche le sue ultime dichiarazioni nei confronti di Viktor Orban. Volodymyr Zelensky, nel suo intervento al Consiglio europeo, ha lanciato un duro attacco ad Orban. Vai a vedere le scarpe sulla riva del Danubio e vedrai Mariupol. Non è tempo di esitare, è tempo di decidere. Ieri sera Zelensky ha ringraziato uno a uno 26 stati membri. Poi è arrivato all'Ungheria, ovviamente Ungheria, mi voglio fermare qui ed essere onesto una volta per tutte, tu devi decidere da solo con chi stai, siete uno Stato sovrano, ha detto Zelensky ad Orban, e dunque un attacco molto pesante. Le volevo chiedere rapidamente la comunicazione di Zelensky, io lo seguo tipo su Instagram, su Twitter, su tutte le parti, quindi lui è onnipresente tutto il tempo, quasi anomalo per un presidente che è in guerra, è un aspetto positivo o meno? Ma credo che sia, al di là del positivo o del negativo, credo che sia la sua strategia. Eh sì. È una strategia che sta pagando, quindi dobbiamo riconoscere che, al di là del giudizio che se ne può dare, è una strategia che funziona. Quindi è, dal punto di vista dell'Ucraina, un bene, mettiamola così. Poi si tratta di capire quanto molta di questa visibilità di Zelensky corrisponda a degli obiettivi che vuole veramente conseguire, e ritorniamo alla questione della no-fly zone, o se non sia semplicemente un modo per rimanere al centro della scena. Grazie mille a Gianluca Pastori, ma soprattutto grazie per la pazienza. Analista e professore dell'ISPI, alla prossima, buon weekend nel frattempo. Grazie a voi, alla prossima.